una donna, ma per me certamente non c'è pericolo che io possa mai discutere con nessuno per una donna. Non le ho mai amate, non le ho mai stimate. Ho sempre creduto che la donna sia per l'uomo un'infermità insopportabile. Sono 6 mesi che le è morto il padre. Una donna, sola, alla testa di una locanda, si troverà presto imbrogliata. Se si sposerà, gli ho promesso un bel po' di denaro. Se si sposerà, sono io il suo protettore. Farò io. A sposarmi non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente e godo della mia libertà. Tratto con tutti, ma... non mi innamoro mai di nessuno. Mi diverto con queste caricature di sposi maldi. E voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e sconquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi donne. La miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Ma sapete che io sono vostro e che vostro è il mio cuore e vostre sono le mie ricchezze delle quali vi faccio padrona! Non lo potete soffrire, perché vi è rivale in amore. Vergogna! Un cavaliere della vostra sorte innamorarsi di una locandiera. Un uomo savio come siete voi corre dietro ad una donna. Cavaliere mio, quella donna mi ha stregato! Ma che stregamenti! Debolezze! A me le donne non mi stregheranno mai. E chi ne sta lontano come faccio io? Non c'è pericolo che si lasci avvaliare. Tutti quelli che vengono alla mia locanda si innamorano di me. Tutti mi fanno i cascanotti, tanti parti vogliono addirittura sposarmi. Quel signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta così. Questo è il primo forestiero che arriva nella mia locanda che non ha piacere di trattare con me. Dico che tutti debbano innamorarsi. Disprezzarmi così è una cosa che mi muove la pelle terribilmente. È nemico delle donne, non lo può vedere. Povero pazzo, non avrà trovato ancora quella che sappia fare, ma la troverà, la troverà. E chissà che non l'abbia trovata. Uomini facciano a modo mio. E quel povero signor cavaliere che odiava tanto le donne, adesso potrei fargli fare qualsiasi bestialità. Signore, chi sono io? Sono la serva di chi viene alla mia locanda. Non avrei difficoltà a servire in tavola tutti. Non lo faccio per certi riguardi, ma da lei vengo volentieri. Alle volte i sangui si attraggono. E questa simpatia accade anche fra persone che non si conoscono. Anch'io provo per lei qualcosa che non ho mai provato prima. Io ho paura che mi vogliate far perdere la testa. Signor cavaliere, se un uomo savio non mi cada nelle debolezze degli altri. Se un uomo per resistere a una donna, quando le si dà il tempo di poter fare uso della sua arte, può che fuggire. Ma se resta, che se ne compiace, deve presto o tardi soddisfatto cadere.
scappo con le orecchie, ma vedo che tutto è inutile. Perché è inutile? Non vi degnate di guardarmi. Osservate questi orecchini. Vi piacciono? Belli. Sono diamanti, sapete? Li conosco, me ne intendo anch'io di diamanti. Vi prego di riceverli, per amor mio. No, davvero, signor Conte. E se non li prendete, mi offendete! Non so che dire. Mi preme tenermi amici gli avventori della mia locanda. Per non offendere il signor Conte, li prenderò. Si illudono che donne come voi si conquistino con dei regali. I regali non fanno male allo stomaco. Io crederei di offendervi se cercasse di conquistarvi con dei regali. Oh, certamente il signor Marchese non mi ha offesa, mai. E mai lo farò. Ma ove posso, chiedete pure. Vuoi vedere la differenza che passa tra il Marchese e me? Che vorreste dire? Tieni, ti regalo questa moneta. Fa che anche lui te ne dia una. Grazie, illustrissimo. Eccellenza? Non getto via il mio denaro, come i pazzi! Vattene! Con vostra buona grazia non vale niente! Sentite il mio vino di Cipro! Ma dov'è questo vino di Cipro? Ah, l'ho qui, eh! L'ho portato con me! Voglio che ce lo godiamo! È di quello! Da quel che vedo, il signor Marchese non vorrà che ci dia la testa. Questo si beve a gocce, come lo spirito di Melissa. Oh. Illustrissimo signor Fabrizio è disgustato di me. Vi ricordate quello che ha detto a noi due vostro padre prima che morisse? Sì, quando vorrò sposarmi mi ricorderò di lui. Io sono delicato di pelle, certe cose non le posso soffrire. Ma che credi che io sia? Una frasca, una civetta, una pazza? Mi meraviglio di te. Cosa vuoi che mi importi di mestieri che vanno e vengono? Se li tratto bene è solo per il mio interesse, per tenere in credito la mia locanda. Mirandolina deve essere mia moglie. Il consomito! Disgustare nessuno, perché non si offenda, lo prenderò. E che cavaliere generoso! Sempre così! E signor Marchese, voi che siete pratico della città, fatemi il piacere di trovare un bravo calzolaro che ho bisogno di scarpe. Sì, vi manderò il mio. Caro, caro signor Marchese, vorrà forse tenermi un po' di compagnia per il pranzo? Non conosco nessuno qui. Oh.
Mirandolina ha usato per il cavaliere quelle attenzioni che non ha mai usato né per voi né per me. Ah, con le donne, più si fa e meno si ottiene. E rifiutano chi li adora per correre dietro a chi le disprezza. Voglio mandare in rovina la sua locanda! Ho fatto andare via anche quella signora baronessa! E dove è andata? Prima c'era, ora non c'è più. Dove posso servirla, mi comandi con autorità, e avrò per lei quelle attenzioni che non ho mai avuto per nessuno. Per quale motivo avete così tante attenzioni per me? Potrebbe farmi cascare. Ha un non so che di straordinario, ma non per questo mi lascerei innamorare. Per un po' di divertimento mi fermerei piuttosto con questa che con un'altra. Andatevi tutti e due! Basta! Caro conte, che cosa vi importa se il cavaliere ama Mirandolina? Io innamorato di Mirandolina? Non è vero, mentre che lo dici? Mentre, non sono io che lo dico! E chi tu? Io lo dico! E lo sostengo! E non ho paura di voi! Datemi la vostra spada! No! Ma che vi siete nemico pure voi? No, io sono amico di tutti! Avete agito indegnamente! Ma giuro che... Voi mi mancate di rispetto! Darò pure a voi! E calmatevi, vi dico! Io voglio soddisfazione! Viva Bacco e viva amore! L'uno e l'altro ci consola. Uno passa per la gola, l'altro va dagli occhi al cuore. Bevo il vino con gli occhi, poi faccio quel che fate voi. Siete! Ditelo voi! Via, chi siete? Je suis comédien!